Marco, ma Nintendo cosa fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice esca Switch Pro tra un botto. Ma lo spero perché mi son rotto. Si dice regga il 4K. Se è così, non mi scappa. E adesso escono anche delle console nuove. E Nintendo cosa fa? Non si muove? Benvenuti, carissimi pixelini, in questo nuovo snack video. Allora, Marco, oggi che è successo? Oggi è uno snack video con un'attrezzatura nuova. Una sola attrezzatura. Vedete, se riuscite a indovinare cosa c'è di nuovo in questo video, avete 5 secondi di tempo. Altrimenti, Marco esplode. Ragazzi, scrivetelo nei commenti adesso, perché sennò io non voglio esplodere. No. Avete fatto morire a Marco. Marco, riappari. Ecco qua. Sono respawnato, come ecco. Tutti i buoni gamer fanno. Esatto, questa è la quinta vita di Marco. Non vi dico come è successo alle altre quattro, lasciamo stare. Allora, oggi abbiamo questo nuovo strumento che è il microfono, cioè in realtà sono i microfoni. Abbiamo preso questi microfoni a clip che spero funzionino alla perfezione, quindi infatti se ci saranno problemi di audio arrabbiatevi con Marco. Grazie. In realtà penso siano ottimi, però bando alle ciance, ciancio alle bande, ciancine, ciocciocce, cicimpo, popo, delle bande, le bo. Di cosa parliamo oggi, Marco? Oggi, ragazzi, parliamo di Nintendo. Perché vogliamo parlare di Nintendo, Raffo? Perché, cioè, le nuove console che stanno uscendo di Sony e Microsoft stanno facendo molta gola a tante persone e dicono: immaginate il bambino classico, esatto, dice: mamma, mi compro la Nintendo Switch. Chiameremo Gigino. Gigino piccolino. Gigino. Mamma, mi compri il Nintendo Switch. No, voglio un canalino, non devo attaccare niente. Allora, papà, mi compri il X Series S. Oddio, ma va a fatica. Quindi, quale sarà la richiesta che farebbe un bambino una volta che escono le nuove console? Vogliono il Nintendo Switch, oppure vogliono Xbox, oppure vogliono PS5? Vogliono rompere le palle. A parte tutto, cioè, quello che ci stiamo chiedendo è: come si difenderà Nintendo con l'uscita delle nuove console? Esatto, però dipende dal... Noi parliamo di un certo target di pubblico, perché ovviamente è chiaro che il pubblico più giovane sarà lo stesso interessato in egual misura a Nintendo Switch, perché è una console portatile, possono metterci mano più facilmente i bambini, a giochi che, diciamo, sono più kid friendly, non lo so come... Più family friendly, sì, pure per i bambini, e per questo magari fa gola lo stesso. Però per quella fetta di pubblico invece che vuole qualcosa di nuovo, qualcosa di più potente, o almeno un 60 fps, anche in 1080, non per forza in 4K, Nintendo cosa sta facendo per questa fetta di pubblico? Le interessa questa fetta di pubblico? Esiste questa fetta di pubblico? Almeno io faccio parte di quella fetta di pubblico. Anche io. E sembrerebbe, dagli ultimi rumor, che questa notizia, cioè che questa cosa sia vera, ovvero sia in programma da Nintendo, no? Che sia vera. Cioè Nintendo ha detto agli sviluppatori di cominciare a preparare dei giochi in 4K. Dice: ragazzi, preparate qualche giochino in 4K, fate. È come quando praticamente avete vostra madre che deve cucinare, però deve andare a fare un servizio e dice: sì, inizia a tagliare le carote che devo fare il ragù, no? E tu inizi a tagliare esatto. Le carote per fare, che ne so, la bolognese. Nintendo sta facendo la stessa cosa, dicendo: senti, io sto facendo la nuova console, tu prepara i giochi, poi ne parliamo. Però questi sono rumors che praticamente girano qua in giro, soprattutto a casa di Marco, che praticamente mentre dorme ci stanno questi rumori che camminano per la sua casa, e Marco li ascolta e dice: eureka! E quindi noi parliamo di questi rumors, e sì, siamo contenti di mettervi anche a voi a conoscenza di questa eventualità, no? Assolutamente sì. E questa cosa significa che chiaramente uscirà una mid-gen di Nintendo. Si parla di questa tanto fantomatica Switch Pro, che Nintendo ha
praticamente negato nei mesi precedenti, però a quanto pare lo ha negato per i mesi precedenti, perché sarà una cosa del 2021, esatto, molto probabilmente. O forse fine 2021 o addirittura 2022 inizio, non si sa. Ricordiamo sempre che Switch è uscita a marzo del 2017, esatto, quindi non a novembre come praticamente capita con Sony e Microsoft, quindi c'è da capire questa cosa, sì, se uscirà inizio anno, fine anno, perché se dovesse essere il fine anno potrebbe anche essere un 2021, altrimenti la vedo molto, ma è molto molto difficile che Nintendo possa praticamente annunciare una console per inizio 2021, cioè veramente abbastanza improbabile. Impossibile. Però non parliamo solamente di questi rumor, parliamo anche del fatto che in realtà, anche se non uscisse uno Switch Pro, Nintendo farebbe comunque i soldi che sta facendo adesso, perché come abbiamo detto prima il target di Nintendo è diverso dal target di Sony e di Microsoft, ovvero non sono ovviamente solamente bambini, perché altrimenti anche noi siamo dei bambini, un po' lo siamo dentro, però Nintendo secondo me, secondo noi, avrà praticamente modo di... Cioè, già il fatto che ha annunciato Monster Hunter Rise già vuol dire che Nintendo è aggressivissima, non se ne frega assolutamente niente delle next gen. Dice, io sono più bello, sono più bravo. Perché c'ho Monster Hunter. C'ho Monster Hunter Rise. E Sony fa, io tengo Final Fantasy, e fa Nintendo, io tengo Monster Hunter. Monster Hunter Stories 2, che esce dopo. 2, e tu... E tengo la PlayStation 7 in garage di mio cugino. Fa Nintendo, ma come? Comunque, diciamo che Nintendo ci ha pagato, per non dire che ovviamente i soldi li fa anche dai giochi a 60 euro, soprattutto per quello. Vabbè, a parte gli scherzi, però gran parte dei ricavati che fa Nintendo è anche dovuto al fatto che i giochi vengono venduti a prezzo quasi pieno ogni volta, 50-60 euro, e anche per giochi un po' datati come Zelda, che alla fine, per quanto sia un gioco stupendo, viene ancora venduto a 60 euro in offerta. Io ai 60 euro in offerta, poi ci sta la fortuna di trovarla a 40, 30, 50, quello dipende da un po' la fortuna, un po' dove l'ho andato a comprare. Quindi questo è Nintendo, ovviamente se ne frega poco, perché alla fine i soldi nella saccoccia se li mette e non cerca neanche di migliorare i propri servizi, che sono ancora ancorati, scusate il gioco di parole, a 2010 neanche, cioè sì, non abbiamo neanche una chat vocale con Nintendo, per intenderci, sì, quella con lo smartphone, ma quella fa ridere. Sì, dai, infatti. Cioè, quello che ci aspettiamo noi è che Nintendo, magari facendo uscire una nuova mid-gen, una nuova console Nintendo, qualsiasi cosa sia, è di aggiornare non solo la console ad un 1080 60 fps, perché alla fine per giocare in portatile basta e avanza il 1080-60 fps, è inutile 4K, non noteresti neanche la differenza, ma perlomeno aggiornare i servizi con qualcosa di più moderno, regalare qualche gioco che non sia solamente i giochi del NES e lo SNES, che hanno giocato tutti praticamente, chi non ha mai giocato uno di questi giochi minacciatevi da soli. E magari qualche gioco esclusivo a Nintendo, ma pure uno al mese, non per forza due o tre, che ne so, uno al mese, oppure magari un Game Pass Nintendo, molto difficile, lo vedrei, però qualche servizio nuovo servirebbe a questa console. Sì, decisamente, diciamo che Nintendo dovrebbe rivedere un momento i suoi servizi e il suo online soprattutto, perché comunque sappiamo che l'online di Nintendo purtroppo non è dei migliori, nonostante abbia bellissimi giochi. Esatto, noi vogliamo fare questo video per dire questa cosa, perché altrimenti non l'avremmo fatto, non ci saremmo alzati oggi dal letto, avremmo dormito tutta la giornata e ci saremmo svegliati solo per andare a dormire. E poi ho detto no, ci svegliamo, facciamo il video e poi andiamo a dormire. Infatti tra poco andiamo in letargo fino a domenica prossima e registriamo il video. Però noi vi invitiamo sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like. Esatto, e poi seguiteci sul nostro sito Viola, che siamo live tutti i giorni lì alle 21.30, una volta io, una volta Raffo, quindi ci alterniamo, e in genere, se teniamo voglia, il venerdì facciamo una bella live insieme, parliamo di cose, giochiamo a cose. Raffaele non vuole fare niente. No, non vuole fare niente proprio. Stiamo aggiornando anche ovviamente il nostro canale, il canale Viola, mettendo nuove diciamo interazioni con il pubblico, quindi a breve ci saranno novità. Voi venite a trovarci, date un'occhiata, mi raccomando, non mancate, noi vi aspettiamo. Ci seguite anche su Instagram e Facebook per novità, cioè ci seguite, seguiteci. Poi ovviamente io dico ci seguite perché c'è anche una fetta di pubblico che già ci segue, voi siete i più bravi della scuola. Detto questo, spero che l'audio si senta bene, noi ci vediamo
domenica. Mm-hmm. Voi fate i bravi e buonanotte.